Eccomi! Ciao amici di Cute and Chic, benvenuti a un nuovo favolosissimo unboxing ovviamente. Oggi apriremo la So Susan del mese di agosto 2017. Ebbene sì, è arrivata un pochino in ritardo perché siamo già al 4 di settembre, ma con le ferie bla bla e tutto c'è stato un po' di più in dogana, si vede. Comunque ce l'ha, la devo ricevere anche mia mamma e anche a lei è arrivata oggi. E quindi, signori, apriremo la So Susan, che è questa scatola qua che io ho preventivamente tagliato per farla vedere subito. Quindi, viene da Chicago, è una busta con dei trucchi, sempre ogni volta c'è una busta con edizione limitata con 4 trucchi. Ha un costo, comprese le spese di spedizione, di circa 18-19 euro al cambio attuale. E arriva ovviamente ogni mese e si presenta così. Ta-da! No. Allora, carta e ecco qua. C'è sempre una cartolina, non so se si riesce bene a vedere, una cartolina che richiama la busta su cui in cui sono messi i trucchi. E il tema di questo mese è I am my own muse. Io sono la musa di me stessa. Ok, io non particolarmente, però vediamo. Ecco qua, c'è la busta, che questa è una busta di plastica normale. Apriti. Ok, e all'interno troviamo questa pochettina bellissima che c'è scritto "Sono la musa di me stessa" ed è tutta rossa così. È molto bella. Per tutto l'anno vi arriva una busta ogni mese. E devo dire che io le uso tantissimo o le regalo. E vediamo quante cose ci sono dentro. Cominciamo subito. Per primo ho trovato questo Matte Decadence della Trifle Cosmetics. Questo è una matita per guance e labbra. Dunque. Intanto cominciamo dicendo che questa bustina qui è un'edizione limitata come tutte quelle di ogni mese, costa 12 dollari. Mentre abbiamo questo che è Matte Decadence, ha un valore di 18 dollari. Guardate che carina la scatola dorata con i cupcakes e il coniglietto che è il loro simbolo. Ok. Ah, ok, esci. Provando. Allora, il colore è Lux Biscotti. Wow. Ta-da! Allora, è del colore della matita, né del fondo né del coperchio ed è un colore che mi piace tanto. Non so se si vede, ma è un rosa bellissimo e volendo si può sfumare per metterlo sulle guance. Bellissimo. È veramente splendido. Questi ovviamente sono tutti senza 100% cruelty free, no GM, non so che cavolo ci possono mettere, niente parabeni, eccetera. Poi abbiamo Beautiful Real. Devo trovarlo. Beautiful Real Lip Gloss and Shine e nel colore Kiss Me, che è questo. È un valore anche questo di 18 dollari. E andiamo a vedere. No, vabbè, questo è adorabile. Ah, c'ha anche lo specchietto. Peel off, peel off, peel off. No, vabbè. Allora, questo è veramente bello. È un colore splendido. Innanzitutto, un po' brillantinato con lo specchio. Adesso lo provo. No, vabbè, a sto punto me lo do. C'è lo specchio. Yes. Ha un odore di menta piperita, tipo Tic Tac alla peppermint.
E no, vabbè, signori, non l'avevo visto. Fa la luce! Quindi mi do il rossetto con la luce. Wow! Già, bellissimo, lo specchio e la luce, ma cos'è? È perfetto questo. C'è un bottone qui, bellissimo. C'è un bottone qui che si illumina all'interno. Eh no, è stupendo. Questo è Beautiful Real, guardate nella mano che bello. Questo è veramente splendido. Poi, ancora qualcos'altro. Allora. C'è sempre della Susan Cosmetici proprio, Highlighting Drops. Allora. Che cos'è? Allora, della Highlighting Drops nel colore Royal, ha un valore di soli 35 dollari ed è un vegano, niente parabeni, bla bla. È delle gocce illuminanti. Una goccia, insomma, anche troppa. No, guardate che luminescenza. È bellissimo. E si asciuga subito. No, è bellissimo. È un illuminante. E dorato, ma che tira un po' anche arrosato, e bellissimo della Susan. È veramente musa, forse per questo che si intitola così la scatola, e questo è veramente, sarà il prodotto di punta probabilmente, perché poi abbiamo una matita, oh che bello, Ace Molder, della Jelly Pom Pom Cosmetics, ed è una bacchetta magica secondo loro per come dire, definire gli occhi. Le scatole sono veramente splendide. Guarda, le scatole sono stupende, però poi io non le conservo, anzi, che però sarebbe bello farci. Allora, è nera? Yes. E nera credo che sia una matita per gli occhi normale. Devo assolutamente aprire perché io adoro le matite per gli occhi. A parte che mi serviva proprio adesso. Scusate, ma. E vieni. Ce la posso fare? Non lo so. Lasciami, 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 lasciami. Oh, mi ha lasciato. Ok, Ace Molder, tada! Se si vede. E da. What? Non so se vedete, non è nera. Cos'è? È un colore tipo, somiglia molto al lighter, così, questo è illuminante. Però è così. Cioè, e poi, vabbè, è comodo perché penso che si alzi da dietro. Manco. È plastica, si deve alzare da dietro. Che si può temperare la plastica? Boh. Comunque, è questo colore qua. Non so se ce lo riuscite a vedere. Beh, io dico che la proviamo perché è assolutamente bellissima. E questa in totale, questa ha un valore di 24 dollari. Ma chi è che spende 24 dollari in una matita? Dai, ragazzi, ma cioè, io non lo so, una matita di consumo quotidiano, proprio 24 dollari, ma boh. Poi di sto colore, vabbè. E comunque il totale di questa in totale in questa busta abbiamo trovato la
pochette a edizione limitata. Poi la matita per gli occhi dorata. Sì, la matita dorata, poi abbiamo trovato la matita per le labbra rosata, il rossetto con specchio e luce e l'highlighter di So Susan per un valore totale di 107 dollari. Yeah! E comunque siamo andati bene perché sono tutte cose splendide che voglio usare assolutamente e mi piacciono. E abbiamo speso solo 19 dollari. Abbiamo speso un po' di più, ma questi colori secondo me sono anche settembrini. Non mi intendo molto di tutto, ma è così che è andata. Quindi, ragazzi, grazie per essere state ancora questa volta con me a fare un unboxing. E ci vediamo al prossimo unboxing perché ne devono arrivare una svalangata anche di nuovi. E purtroppo è così. Io sono un po' fissata su queste cose qua e quindi, uè. C'è chi va in discoteca, non lo so, no, vabbè, c'è chi va, non lo so, non è che, vabbè, mi piacciono gli unboxing e mi piace usare tutto quello che c'è. Scusate per lo sproloquio finale e ciao da Vale!